presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Buonasera e benvenuti al TG7, consueto appuntamento riepilogativo con l'informazione di Sabinia TV. Andiamo subito a vedere quelle che sono state allora le notizie del primo giorno della settimana, era lunedì 28 marzo. Tutto esaurito al Terminillo per il weekend di Pasqua. Sabato e domenica soleggiati e impianti aperti per il weekend che ha visto le piste Carbonaie, Cardito Sud, Cinzano, Terminiluccio e Togo riempirsi di sciatori arrivati per godersi le vacanze pasquali. Peccato per la pioggia di Pasquetta che ha fatto anticipare il ritorno di qualche turista. Complessivamente il bilancio è stato però positivo. Soddisfatti gli albergatori, mentre le proposte per attirare turisti nel capoluogo sabino hanno lasciato molto a desiderare, come ha dichiarato Nando Tosti, presidente Confcommercio Rieti. Dunque, per quanto riguarda i risultati del periodo delle feste pasquali, diciamo che a livello provinciale è andato tutto molto bene. Sia i ristoranti che gli alberghi hanno avuto un pienone in tutti quanti i settori. Una piccola lamentela dobbiamo farla per quanto riguarda Rieti Centro. Sono state nulle proprio le iniziative e quello che è stato notato da parecchi turisti che ci hanno fatto anche delle telefonate alla nostra associazione questa mattina riguarda la chiusura di tutti quanti i musei, del teatro e anche del museo diocesano. È una pecca che dovremmo sicuramente colmare in quest'ultimo periodo. Soltanto un concerto d'organo interessante, che io sappia almeno, poi ci sono state altre cose, non lo so. Poche, anche perché il tempo è stato non bello, quindi quella è stata la cosa che penso che ha spinto parecchio a non uscire. Io per esempio vado a Marcetelli, dove mi piace, dove sono nato e dove si vive sani e belli. Una città morta, come vedi, una città fantasma. Infatti noi tante volte veniamo a passeggiare il sabato pomeriggio, ritorni a casa con il magone. C'è tempo fino al prossimo 20 aprile per presentare la domanda relativa al bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Lazio. Il Comune di Rieti ha infatti approvato tre progetti che prevedono l'impiego di 10 volontari, rispettivamente Giovani in Arte 4 volontari, Il Cammino di Francesco 2 volontari, Spazio Famiglia 4 volontari. Alla selezione potranno partecipare tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 28. Per informazioni e supporto nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi all'Informa Giovani del Comune di Rieti.
La patata di Leonessa verso il marchio IGP. Ad attivarsi in questa direzione, in prima persona, il sindaco Paolo Trancassini. I produttori locali e l'amministrazione comunale si sono infatti incontrati per attivare un percorso che porti alla creazione del prestigioso marchio per quella che è considerata una delle eccellenze del territorio. Un obiettivo importante da raggiungere per contrastare il fenomeno dell'imitazione non poco diffuso. Domenica 3 aprile, appuntamento con la 14ª edizione del Palio dei Somari ad Amatrice. Si tratta di una vera e propria gara in sella all'asino. A sfidarsi saranno i comuni limitrofi o storicamente amici di Amatrice. Si inizia con un suggestivo corteo storico di oltre 500 figuranti che attraversano il corso di Amatrice per poi arrivare al campo di gara chiamato Somarodromo, dove poi inizieranno le gare che determineranno il vincitore. Ci saranno degli stand dove non mancheranno la bruschetta con olio extravergine d'oliva di Casa Prota e il polentone al sugo di pesce di Castel di Tora. Principe della tavola sarà il prosciutto IGP di Amatrice. Ed erano queste le principali news andate in onda nel corso del notiziario di lunedì 28 marzo. Siamo adesso a martedì 29 marzo. Forza Giampiero, un grosso in bocca al lupo Giampiero, forza Giampi. Sono solo alcuni dei tanti messaggi che stanno invadendo la pagina del profilo Facebook di Giampiero Marroni, presidente del Consiglio Comunale di Rieti, ricoverato al nosocomio cittadino dopo essere stato colto da malore improvviso. Le sue condizioni di salute sono in leggero miglioramento, come ci dice il sindaco di Rieti Simone Petrangeli. Fortunatamente questa mattina abbiamo avuto notizie confortanti dall'ospedale. Giampiero Marroni dovrebbe essere trasferito nel reparto e quindi è scampato il pericolo. Naturalmente adesso ci dovranno essere esami approfonditi per capire la natura e le radici di questo episodio, però insomma le cose più gravi sono state scongiurate, quindi siamo contenti e fiduciosi di rincontrarlo di nuovo tra noi nei prossimi giorni. Vertenza Solsonica, Luigi D'Antonio della FIOM CGL. Allora, doppio appuntamento dopodomani in regione al Ministero, ma intanto iniziano ad arrivare già le prime lettere di licenziamento per i 124 lavoratori. Abbiamo avuto questa comunicazione questa mattina che ritengo assurda, per non dire vergognosa. Dopo tutti gli incontri fatti in questi giorni per cercare di non far fare queste lettere, con la messa a disposizione di tutto, degli strumenti per gli ammortizzatori sociali, della rinuncia dei lavoratori al preavviso, delle istituzioni a sostenere l'operazione, di Gala a mettere, non si capisce cosa sia successo. Siamo ancora in attesa della risposta ufficiale da parte del giudice. A questo punto c'è da sperare solo che sia una cosa cautelativa, perché sennò veramente sarebbe assurdo. Non c'è mai capitato una cosa del genere. In piena trattativa, in piena discussione, arrivano lettere di licenziamento senza sapere il giudice cosa ha deciso. E addirittura sono state spedite il giorno prima di Pasqua. Quindi 26 aprile, datate 26 aprile. Datate 26 aprile, sì, nonostante gli appelli fatti in questi giorni da tutti quanti, dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni, dal Ministero, dalla Regione, non si capisce cosa abbia portato a fare questa decisione. Io penso che a questo punto bisogna intervenire tutti quanti unitamente e cercare di evitare questa cosa qui, perché l'ho detto anche in passato, è una cosa veramente assurda, cioè parlare di licenziamenti nonostante tutti abbiano messo del loro, e specialmente i lavoratori che hanno fatto grossi sacrifici in questi anni. Bisogna intervenire subito e porre rimedio a questa situazione che è veramente vergognosa. La Boldrini, che cosa si può dire? Essendo la terza carica dello Stato, si potrebbe dire che facesse qualcosa per questa, se si potrebbe fare qualcosa per questa città, per questo territorio, perché la vedo molto, molto abbandonata. Perché sì, è vero, sono persone importanti, però se loro vogliono, lo possono fare qualche cosa, se vuole. Il 1 aprile la Boldrini sarà Rieti. Per quanto riguarda, per esempio, ci stanno i vitalizi regionali, di intervenire su quello che è la spesa pubblica.
la spesa, se può, se lei è così autorevole, intervenire sulla spesa pubblica, ridurla, dato che si parla sempre di 840 miliardi di spesa pubblica, che non vadano sempre a intaccare il povero pensionato, le pensioni d'oro, i vitalizi, tutte queste cose, a meno che diano un segno, un qualcosa che dice, oh, anche noi riduciamo e facciamo. E per quanto riguarda poi, le dica pure, per quanto riguarda, come si chiama, il sovvenzionamento ai partiti, che è già stato anche votato, eccetera, perché non lo mettono in atto? Che non debbono prendere più una lira, perché se i soldi non ci sono per noi, nemmeno per, no, per loro no, però perlomeno che se diminuissero qualche cosa. Di fare qualcosa di più per la nostra Italia, perché tanta, come si dice, tanta bontà, tanta non ha aiutato il nostro paese, assolutamente. Noi che viviamo in una città come Milano, multietnica, ma quasi saccheggiata agli italiani, perché non c'è nulla per i milanesi, c'è veramente poco. Ci sarebbe tanto da dire, rivedere gli stipendi dei parlamentari e confrontarli con le nostre pensioni. Che ci aiutasse a trovare qualcosa di meglio per questa città, che si aprisse un po' di lavoro, un po' di, per questi ragazzi più che altro, le opportunità, le fabbriche ormai penso siano chiuse tutte, ce n'è rimasta qualcuna e speriamo che non rimanga una città solo per anziani. Capire qualcosa un pochino meglio di questa situazione, il discorso della possibilità di, come diceva Gramellini in un articolo qualche giorno fa, di non farci fregare dalla paura, di mantenere la razionalità in tutto, perché diventare irrazionali, i muri non risolvono niente, trovare il modo di dialogare laddove si può dialogare senza farsi ammazzare ovviamente, trovare il modo di crescere come persone e come nazione. Corrono velocemente i giorni della settimana informativa di Sabinia TV, eccoci infatti arrivati nel bel mezzo della settimana, siamo a mercoledì 30 marzo. Esentare dal pagamento SIAE piccoli comuni, le proloco e le organizzazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali o di promozione del territorio. È questa la proposta di legge presentata dall'onorevole Pastorelli alla Camera dei Deputati. Le proloco, ha dichiarato il deputato del PSI, svolgono una preziosa attività che mette in risalto le tante qualità dei nostri territori. Gli eventi e le manifestazioni organizzate, specie se nelle piccole realtà, rappresentano dei momenti di aggregazione e di crescita economica e turistica per le comunità locali. Pur ricoprendo questo importantissimo ruolo per i territori, tali associazioni realizzano i propri progetti solo attraverso il volontariato degli associati e senza grandi contributi dagli enti locali. È cosa giusta, pertanto, agevolare il lavoro di quanti con grandi sforzi organizzano eventi nelle realtà locali. Ecco perché ho presentato la proposta di legge alla Camera dei Deputati. Il Comune di Rieti, in collaborazione con l'Associazione Reatina Famiglie Portatori Handicap, ha presentato il progetto di mobilità gratuita dal titolo Muoviamoci Insieme, che prevede il trasporto di anziani e persone disagiate residenti nel nostro territorio, come ci spiega Elenio Giovannelli. Oggi c'è la presentazione di un pulmino che ci viene donato da una serie di persone che hanno sponsorizzato il viaggiare insieme ai ragazzi disabili degli imprenditori reatini. Quindi questa mattina c'è questa donazione di questo pulmino. Al termine della conferenza stampa in piazza Vittorio Emanuele II è stato presentato un minibus da 9 posti attrezzato per il trasporto dei portatori di handicap, donato alla stessa associazione da enti e aziende del Reatino.
C'è ancora tempo per le iscrizioni al premio tesi di laurea del Rotary Club di Rieti, premio Rotaract. Giunta alla quinta edizione, l'iniziativa punta a valorizzare le migliori tesi di laurea inerenti territorio, popolazione, patrimonio artistico, storico, culturale, ambientale, naturalistico e scientifico di Rieti e della provincia. Potranno partecipare i giovani laureati con tesi discusse tra gennaio e dicembre 2015, tenendo presente che i termini per la presentazione degli elaborati scadranno il prossimo 15 aprile. La commissione esaminatrice, valutati i lavori, riconoscerà 3 premi alle 3 migliori tesi discusse nel corso di laurea triennale presso il Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas, così ripartiti: un premio di 750 euro al Polo di Ingegneria, un premio di 750 euro al Polo di Medicina e un premio di ugual valore al Polo di Agraria. È previsto inoltre un premio di 1.000 euro alla migliore tesi discussa nel corso di laurea magistrale presso qualsiasi università italiana. Le modalità di partecipazione e i dettagli del premio possono essere prese in esame e scaricate dal sito www.rotary.rieti.it. Investi sul tuo futuro. Diventa un professionista nel settore della ristorazione, l'unico che non conosce crisi. Contatta subito Chef School La Corte. Ti offriamo corsi di cucina professionale legalmente riconosciuti con rilascio di attestato valido a livello internazionale. Chef School La Corte non è una semplice scuola. Verrà inserito direttamente nel mondo del lavoro attraverso stage nelle più prestigiose aziende del settore. Sabina Universitas, Federazione Italiana Barman, Associazione Italiana Celiachia, Accademia del Peperoncino, Associazione Italiana Sommelier, sono solo alcuni dei nostri partners. Che cosa aspetti? Iscriviti subito. Siamo a Rieti, in via Emilia 1. Chef School La Corte, l'unica scuola di cucina professionale della provincia accreditata presso la Regione Lazio. L'opportunità che cercavi per trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Vi presentiamo il Conad City, in via Salaria 26, a Rieti. Da noi solo i migliori prodotti, ai prezzi più bassi. Prodotti del nostro territorio. Conad City. Fare la spesa da noi conviene. Conad City, aperto anche la domenica mattina.
Tanta cronaca, cultura, politica, attualità, economia e non solo nel TG di Sabinia TV, e allora andiamo subito a rivedere quelli che sono stati i servizi principali dell'edizione andata in onda nel giorno di giovedì 31 marzo. La legge ormai parla di massimo 2 mesi per pagare le fatture, ma il comune di Rieti si ostina a non rispettare i termini. I fornitori sono ormai sul piede di guerra perché ci sono ritardi anche di 8-9 mesi e per molti lavori anche di più. Spesso i cantieri si fermano sul finale nel timore di non essere pagati, confida il nostro giornale un piccolo imprenditore edile. Noi invece le bollette ci dobbiamo sbrigare a pagarle perché le hanno affidate ad Equitalia e se sgarri di un giorno scatta la sanzione del 30%. Cosa ne pensa la contabilità di Stato? E la Corte dei Conti? Ancora più complicata la situazione dei pagamenti rispetto agli enti controllati. Ormai il Comune è in lite con tutti, con ASM, Sabina Universitas, Consorzio Industriale, Fondazione Flavio Vespasiano. Le partecipazioni in società esterne rischiano di dare il colpo finale. Ci sono forti ritardi su tutti i fronti di pagamento, dicono da Forza Italia Rieti, e stavolta non c'entra niente il pregresso. Petrangeli e compagni per 4 anni ci hanno riempito di balle dicendo che dalla giunta di centrodestra avevano ricevuto oltre 100 milioni di euro di debiti. Poi la storia ha dimostrato cose diverse. Per carità, la giunta Emili sul finale avrà pure commesso qualche leggerezza formale, ma tutto nella massima trasparenza e sempre per aiutare le famiglie deboli in difficoltà. Questi invece che fanno? Solo chiacchiere e tante promesse e i loro conti sono un disastro. Sindaco Petrangeli, allora Rieti e Terni a braccetto per valorizzare turisticamente le due aree così vicine e così legate storicamente. Sì, hai detto molto bene, questo è un progetto molto ambizioso sul quale puntiamo tantissimo, quello di fare di Rieti e di Terni un'unica area omogenea e turisticamente attrattiva, con un'unica comunicazione, con una rete fra gli operatori del settore e fra le istituzioni. C'è un rapporto ormai molto datato di grande collaborazione con gli amici di Terni, questo è un progetto che è partito molti anni fa e che coinvolge i due comuni ma anche le due province e tutti i comuni circostanti. L'obiettivo è quello di coinvolgere soggetti privati per far sì che oltre a questo piano di valorizzazione di questa destinazione turistica si possano anche trovare le risorse per fare infrastrutture necessarie a collegare le due città dal punto di vista turistico. Siamo molto contenti perché ci sono tantissime cose che si possono valorizzare. Diciamo che quest'area è un'area unica, dalle cascate delle Marmore fino al Terminillo possiamo costruire una destinazione turistica in grado davvero di attrarre migliaia di turisti ogni anno, quindi il lavoro è iniziato, siamo convinti che sia la strada giusta e abbiamo già riscontrato moltissime adesioni da parte degli operatori del settore. Così il primo cittadino del capoluogo Sabino in occasione della conferenza stampa sul tema della nuova destinazione turistica Terre del Velino e del Nera. Una denominazione scelta, ha precisato il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, proprio perché evoca la storia e la natura di due territori vicini e strettamente legati. Noi vogliamo tornare a stare insieme, a collaborare sempre più per progetti di crescita e di sviluppo. Terni e Rieti insieme possono formare un'entità rilevante nel centro Italia. A che punto è il progetto? Il progetto è avanzato, c'è tutto lo studio preliminare che è stato fatto, adesso c'è una proposta che riguarda naturalmente anche il settore privato perché quello pubblico può delineare il progetto, costruire le condizioni economiche, mettere a disposizione le proprie risorse anche dal punto di vista umano, ma poi molto va sulla responsabilità del privato che deve essere quello che riesce poi a realizzare progettualmente le cose che noi proponiamo. All'incontro avvenuto presso la sala consiliare del comune di Rieti erano presenti i presidenti delle due fondazioni, Varrone e Carit. Presidente Valentini, anche la Fondazione Varrone oggi qui presente perché è intenzionata a sostenere questo progetto. La Fondazione Varrone vuole essere presente in tutte quelle iniziative che hanno come scopo quello dello sviluppo locale. Oggi una delle chiavi di questo sviluppo può essere il turismo. Il collegamento con Terni, con il quale siamo contigui,
evidentemente ci consente di pensare ad un progetto più ampio rispetto a quello che può essere quello provinciale, quindi il collegamento delle due province, dei due territori attraverso la cascata delle Marmore e quindi la pianura di Rieti e quindi il circuito dei laghi della nostra pianura. Noi confidiamo molto con l'amicizia che abbiamo con i reatini e anche con i viterbesi di portare avanti questo importante progetto turistico. Importante progetto turistico che ha dallo sport alla valorizzazione dei laghi, dello sport lacustri e alla valorizzazione dei cammini di San Francesco. Da quando in comune sono iniziate a circolare voci sulla possibile privatizzazione del Flavio Vespasiano, cronaca di Rieti per prima ha pubblicato la notizia mentre alcuni ci prendevano per pazzi e visionari, in città si è innescato un dibattito molto acceso. Se è vero che i costi fissi sono 400.000 euro l'anno e più di 200.000 sono imputabili a costi del personale scelto dal comune, com'è possibile considerare insostenibile queste spese? L'assessore alla cultura Anna Maria Massimi parla di concessione e non di privatizzazione, ma il confine è molto sottile. Perché non coinvolgere la Fondazione Flavio Vespasiano e la Fondazione Varrone? Il pericolo è quello che si possa franare verso una svendita a soggetti esterni. Petrangeli e la Massimi ci ripensino. Siamo stati in giunta, è stato approvato un atto di indirizzo per la concessione del teatro ad un soggetto terzo che dovrà lavorare con noi per la realizzazione di un progetto che investirà tutta la città. Questa progettualità è nata a seguito degli stati generali della cultura che si sono svolti a novembre e il 2 aprile ci sarà un'assemblea plenaria degli stessi per mettere a punto l'intero progetto che vedrà coinvolte le forze locali e noi speriamo anche le forze produttive di questa città perché il teatro diventi un teatro della comunità, il luogo della cultura dove si farà formazione, dove si faranno attività laboratoriali, dove si continuerà a fare anche l'attività culturale classica, tradizionale, che consiste nella stagione di prosa, stagione musicale. Inseriremo anche il prossimo anno la stagione di prosa per i bambini, che quest'anno ha avuto un grande successo. Quindi noi andiamo alla ricerca di un partner attraverso un apposito bando che sarà emanato dopo l'approvazione dell'atto di indirizzo in consiglio comunale e un partner con il quale poter veramente rivitalizzare la città, ripartire dalla cultura. Questo partner non potrebbe essere la già esistente associazione Flavio Vespasiano? Se vorrà l'associazione parteciperà al bando perché al momento a quello che risulta si è interessata solo ed esclusivamente del Reate Festival. Il Reate Festival verrà di nuovo confermato, salvaguardato e però l'associazione Flavio potrà partecipare al bando approvando le condizioni e i paletti che porremo nel bando stesso. I più maligni hanno pensato che si cerca un privato per ricevere sovvenzione dalla regione. No, perché sovvenzioni della regione, ma soprattutto dovremo cercare il canale per attingere ai fondi ministeriali. Sono gli stessi fondi probabilmente a cui ha attinto anche la Fondazione Flavio e però ci dovranno essere dei percorsi molto chiari, trasparenti e la gestione soprattutto sarà una controllata costantemente dal Comune e dal gruppo di supporto e programmazione costituito appunto da tutte le forze culturali, sociali e produttive della città. Ed ora le principali news di venerdì 1 aprile. Tre
detenuti nella casa circondariale di Rieti parteciperanno domenica 3 aprile all'undicesima camminata della Fondazione Amici del Cammino di Francesco. L'appuntamento è alle 10.30 al santuario di Poggio Bustone. Alle ore 11 il vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, aprirà la porta santa del Giubileo della Misericordia. Poi i partecipanti partiranno per l'undicesima camminata percorrendo a piedi, in mountain bike, a cavallo, sulle orme di Francesco da Rieti, attraversando boschi e centri abitati. Tutti potranno partecipare a questo cammino naturalistico e culturale, anche bambini ed anziani. Per la NPC è d'obbligo vincere la prossima gara del 6 aprile. Mercoledì prossimo la squadra di Catania ospiterà tra le mura amiche del Pala Sojourner la Mens Sana Siena. Si tratta di una squadra, ha dichiarato il coach Luciano Nunzi, che attualmente sta vivendo il suo periodo migliore. Infatti, delle ultime 11 partite ne ha vinte ben 9. La formazione avversaria è completa in tutti i suoi reparti e vanta due giocatori molto potenti, Bryant e Roberts, che non sarà facile fermare. Insomma, affrontare Mens Sana Siena in questo momento non sarà facile per i ragazzi dell'NPC. La gara di andata è finita con l'amaro in bocca per gli Amaranto Celesti, usciti sconfitti per un solo punto. All'andata Siena non era al top della forma. Oggi invece sta vivendo il suo momento migliore, ha continuato Nunzi. I giocatori toscani sanno punire gli avversari con il talento e la loro rapidità di gioco. Non bisogna sottovalutare nessun atleta perché, oltre agli americani, ce ne sono altri altrettanto forti come Bucarelli, Marini e Borzato. Tuttavia, mai scoraggiarsi, la partita è tutta da giocare. Il match, del resto, si profila di fondamentale importanza. La mancata vittoria lascerebbe infatti aperta la porta ai play-out. Ed erano queste le principali news andate in onda nel corso del TG di Sabinia TV di sabato 2 aprile. Termina qui questo appuntamento con il riepilogo informativo per voi telespettatori di Sabinia TV. È davvero tutto, a me non resta che salutarvi ed augurarvi un buon proseguimento di weekend con i nostri programmi, canale 818.